Signore e signori, il nuovo presidente della provincia di Bergamo, Matteo Rossi. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito e per le parole che avete scelto per titolare questo appuntamento. Scegliere di cambiare è innovazione. Ero stato fuori da questi cancelli un po' di tempo fa, insieme a Maurizio Martina, a consiglieri regionali e a parlamentari bergamaschi. Erano giorni difficili e lo svolgimento qui oggi di questa assemblea è certamente un segno di speranza. Per quel che riguarda la nuova provincia, la voglia di cambiamento crediamo di averla intercettata lo scorso 28 settembre, con le elezioni del Presidente del Consiglio. E stiamo provando ad essere conseguenti, a farci mettere in discussione, ad aprire porte e finestre a nuovi stili, a nuove idee, in particolare quelle delle nuove generazioni, che troppo spesso sono state vissute con fastidio dalla politica e che per noi invece valgono oro. L'innovazione stiamo provando a praticarla, in particolare lungo tre direzioni. Primo, aiutare il territorio a fare sistema, dare ai comuni gli strumenti per cooperare sempre di più. È la sfida della legge del Rio e delle aree omogenee che andremo a definire con il nuovo statuto. È la logica che applicheremo nella ridefinizione del piano territoriale di coordinamento provinciale, facendo attenzione a come qualificare zona per zona le aree produttive e artigianali secondo la logica dei protocolli APEA, le aree produttive ecologicamente attrezzate. Secondo, centralità alla formazione, assoluta centralità alla formazione, in particolare quella professionale, cercando di intrecciarla sempre di più al territorio, all'impresa e all'università. Questo sarà il mandato che riceveranno a breve i nuovi vertici di ABF e lungo il quale vogliamo provare a connettere tutti gli attori del settore, perché la formazione professionale a Bergamo è di serie A, deve avere tutta l'attenzione che si merita ed è fondamentale per il nostro sviluppo. Terzo, Europa, come dimensione dei nostri progetti, come luogo dove andare a recuperare le risorse per le nostre idee. Vogliamo sbloccare al più presto i 54 milioni della Banca Europea degli investimenti a favore dei piani per l'efficienza energetica approvata dai 144 sindaci che hanno aderito alla Covenant of Major, perché crediamo che la strada della green economy sia quella lungo la quale spingere sull'acceleratore, soprattutto per rilanciare, qualificandolo, un settore come quello dell'edilizia che rappresenta un pezzo della nostra identità e che noi vogliamo rappresenti ancora un bel pezzo del nostro futuro. Tutti questi progetti richiedono volontà e risorse. La prima non ci manca, le seconde sì. E non è normale, non è logico ed è antieconomico. Non è normale non avere le risorse per mettere in sicurezza le nostre strade, perché anche quelle sono uno strumento di competitività per le imprese. E lo stesso discorso vale per i nostri corsi d'acqua, per i nostri fiumi, perché sappiamo che quell'euro che oggi non spendi ti costerà prima o poi tre volte tanto. Genova ce lo insegna. E a questo proposito fatemi ringraziare e salutare gli 8 volontari della Protezione Civile che ieri sera sono partiti per il capoluogo ligure, dimostrando ancora una volta che quando l'emergenza chiama i bergamaschi sono in prima fila. Centralità al territorio, dunque. Non come slogan politico o ideologico, ma come richiesta concreta che mi sento di fare a nome di tutta la comunità bergamasca. Speriamo con tutto noi stessi che il cambiamento che oggi qui auspichiamo passi anche da qui. Grazie e buon lavoro a tutti noi.